Buongiorno amici, altra pillola video dalla camminata, sempre con Elena e sempre sul lago. Allora, nella prima diretta video del martedì sera, che adesso diventerà un episodio costante, abbiamo parlato di tanti temi e poi sono emerse anche tante domande. Alcune le tratto direttamente nelle dirette e altre volevo salvarle in queste piccole pillole video. Allora, gli aromi destano sempre tanto entusiasmo e tanta curiosità. Ci sono già pillole di aromi, se scorrete indietro c'è una montagna di scritti, anche sul blog trovate un sacco di roba e sul libro trovate anche come farvi un aroma a casa, ma figo però, tosto no? Cazzate, eh? Roba fermentata con esteri aromatici, insomma, roba figa. Allora, l'aroma è un ingrediente, uno fra i tanti. È indispensabile? No. È utile? Sì, in determinati casi. Quando? Quando punto sull'attrazione. E quindi, quando pasturo, punto sull'attrazione? No. Se faccio pasturazione preventiva, punto sui nutrienti e sugli stimoli organici, naturali, chimici, legati al cibo. E quindi qualcosa che la carpa già conosce e ricerca in natura. L'attrazione mi serve quando faccio pescate veloci e questo è il motivo per cui le eschere di mail sono nate aromatizzate e nei primi 10 anni, dal 1980 al 1990, si è giocato solo sulle variazioni di aroma, ossia il mix della pallina era sempre uguale, gli attrattori sempre uguali. La prima azienda che ha fatto le ready made, la Ritual, metteva il Minamino Syrup, uno sciroppo farmaceutico a base di estratti di fegato e aminoacidi liberi, minerali, vitamine, zuccheri, un ricostituente. Quindi loro avevano un base mix, il loro segreto di aminoacidi, che poi hanno, dopo gli anni 90, hanno anche commercializzato rivelandolo al grande pubblico, e cambiavano l'aroma. Aromi ne hanno provati, credo, migliaia in Richworth. Tutti funzionavano uguale? Assolutamente no. Si resero conto fin da subito che alcuni aromi funzionavano meglio di altri. Le palline erano più veloci, più reattive. Si accorsero subito che alcuni aromi funzionavano bene ma smettevano di funzionare subito. Si accorsero che alcuni aromi non smettevano mai di funzionare. Allora, il perché è chiaramente dentro l'aroma, cioè non è un caso, è un qualcosa legato agli ingredienti. Allora, quali sono gli ingredienti dell'aroma? Scordatevi il solvente, parliamoci subito. Il solvente è solo il tramite che unisce le sostanze attrattive in un unico liquido, crea quindi una soluzione che voi potete dosare agevolmente e inserendolo in dosaggi facili da gestire, 5, 6, 10 ml dentro nella boiling. Ma sono stati fatti migliaia di test molto affidabili, sia di pesca che di laboratorio, e si è visto che quando un aroma funzionava, a mettere solo le sostanze aromatiche, quindi togliere il solvente e realizzare le boiling solo con le sostanze aromatiche, esteri o ammine eccetera eccetera, funzionava uguale, né più né meno, erano quelle a trarre, non il solvente. Tant'è che la più famosa delle esche Ritual, la Tutti Frutti, era fatta con esteri puri, non c'era solvente dentro. E l'aroma veniva proprio messo nella sua frazione pura, erano dosaggi di ml per quintali di impasto, ok? Ma insomma, in un'azienda con un chimico si riesce a dosare anche queste microscopiche quantità. Quindi solvente lo lasciamo perdere. Il solvente in genere viene scelto in base all'economicità e alla possibilità di disciogliere al suo interno quante più sostanze possibili. Il glicole monopropilenico è il solvente più usato per questo motivo qua e viene abbondantemente usato anche nell'impasto delle boilie per far sì di tenerle umide, perché una boilie molto idratata, iperidratata, come le definisco io, questa è la mia teoria dell'esca attrattiva, una boilie iperidratata è estremamente più veloce di una disidratata. Questo lo sanno tutti. Le boilie disidratate sono eccezionali solo se io pasturo preventivamente, perché durano tanto in acqua, il pesce fa tempo a nutrirsene e poi quando se n'è nutrito e ha concepito quello come alimento, cerca quello che sia attrattivo più o meno, non cambia più niente. Lei vuole quello perché si nutre di quello, punto e basta. Ecco qua, solvente fuori dalle balle. Allora, la maggior parte degli aromi sono esterici, nel senso che si usano gli esteri. Andatevi a vedere su Wikipedia cos'è un estere. Ce ne sono di svariate tipologie e tutti mimano al naso dell'essere umano un odore. C'è quello che sa da banana, quello che sa di ananas, quello che sa di fragola, quello che sa di pera e via discorrendo. Ma non è l'odore che mima il frutto ad essere attrattivo.
quello che è attrattivo è che gli esteri sono sostanze naturalmente prodotte dalla fermentazione, e la fermentazione è per molti animali, carpa inclusa, un segnale di nutrimento eccezionale. Se voi trovate una pianta di fico selvatico in natura, noterete che quando il fico cade e fermenta d'estate a terra, attira in maniera proprio esagerata cinghiali e tante altre bestie che sono proprio attratte da questi esteri della fermentazione, che rappresentano un cibo di velocissima digestione, cioè fanno capire che c'è un cibo di velocissima digestione ed elevato potenziale calorico, che per le bestie è una cosa strepitosa. Anche carnivori adattati come la mia Elena vanno via di testa se gli fate sentire degli esteri. Lei non è un cane tenuto a stecca, non mangia carboidrati, non mangia nessun tipo di zucchero. Se le date il miele diventa pazza, perché nel miele ci sono tutte le micromolecole dei fiori, della frutta, che le api concentrano e raccolgono. E dove l'ha mai mangiato il miele da cucciola? Da nessuna parte. È immediatamente attratta, è istintivo. E come lo è per un cane, lo è anche per la carpa. Fra l'altro, questi esteri sono estremamente solubili in acqua e sono fra le sostanze più solubili, vengono prima ancora degli aminoacidi, perché la loro carica elettrica, il loro potenziale elettrico, scambia velocissimamente con l'acqua, che è normalmente basica o tendente al basico, mentre queste sostanze sono molto acide, quindi c'è una differenza di potenziale enorme, e questo fa sì che la velocità in cui si disciolgono in acqua sia estrema. Sono le sostanze più veloci. Gli aromi poi si fanno con fenoli, con oli essenziali, con altre tipologie di sostanze sempre aromatiche, che sono anche loro composte di tantissime sostanze organiche e chimiche primarie, tutte estremamente naturali e attrattive. Infine ci sono le ammine. Le ammine sono invece prodotti di natura basica, che conferiscono il classico odore di pesce o di crostaceo, quell'odore un po' ammoniacale, no? Che anche quello è presente in natura, perché quando banchi di crostacei o di molluschi vivono sul fondale, liberano queste sostanze nell'acqua in microparticelle. Quando questi animali muoiono e si decompongono, liberano queste sostanze in microparticelle, e la carpa nasce, cresce imparando a percepire queste sostanze. La differenza di potenziale è inferiore, perché vi dicevo, queste sostanze sono basiche, quindi sono un po' più lente degli esteri a uscire dall'esca, un po' più lente degli aminoacidi, ma comunque escono, perché estremamente solubili in acqua, e quindi veicolano un'attrazione più discreta rispetto agli aromi acidi esterici, ok? Attrazione più veloce, attrazione più lenta. Veloce e lenta vengono sempre asserviti a buono e cattivo. Veloce è meglio, lento è peggio, e non è così. Veloce è importante in una gara, lento è importante cercando il target fish a endine. Quindi non c'è un meglio o un peggio, c'è un relativo, ok? Ma anche in gara ci possono essere i paradossi, nel senso che in un posto strabombato di esche veloci, a un certo punto i pesci inizieranno a essere sospettosi e ricercheranno una chimica un po' più neutra, un pochettino meno aggressiva, e quindi non c'è una verità assoluta, bisogna adattare tutto alla conoscenza dello spot. Quindi, per concludere, aroma sì, un ottimo ingrediente, mettilo se ti serve, altrimenti non metterlo e risparmia dei soldini.